Primo giorno di Ramadan nella moschea provvisoria allestita accanto alla mensa di Celestino per la comunità musulmana dell'Aquila che da ieri è in digiuno e preghiera in osservanza della festività più importante del calendario islamico. La preghiera segue sempre il sole e per 30 giorni tutti i musulmani praticano il digiuno dall'alba al tramonto, astenendosi dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali. Al tramonto del sole il digiuno si interrompe per mangiare e bere, proprio come faceva il profeta. Arrivati alla moschea di Piazza d'Armi, anche noi veniamo accolti dalla comunità che ci offre dolcetti arabi a base di miele e sesamo, datteri e tè caldo alla menta. L'accoglienza, ci spiega il presidente della comunità islamica al Viminale, Gamal Bouchaib, è uno dei precetti fondamentali di Maometto, al quale in questo periodo l'arcangelo Gabriele rivelò il primo verso del Corano. Che questa struttura è provvisoria per 30 giorni, dopodiché chiudiamo, ringraziando tutti, autorità, istituzioni, soprattutto proprio Padre Quirino, che è stata una persona eccezionale, che ci ha dato la possibilità di sentirsi accolti per la prima volta dopo 15 anni della mia esperienza di immigrazione. La vicinanza tra Padre Quirino Salomone e questa moschea rievoca, ci dice ancora Gamal, la figura di San Francesco, il quale tese la mano al sultano e fermò la guerra. Bisogna lavorare con i simboli sulla coscienza collettiva perché, spiega ancora il presidente della comunità musulmana all'Aquila, al mondo c'è posto per tutti e per questo bisogna spingere l'acceleratore verso l'integrazione multiculturale. San Francesco, che ci fu proprio un grande sultano che si chiama Camel, che proprio ad un certo punto nella guerra arrivò San Francesco privo di armi, unicamente col suo volto proprio sorridente, amoroso, e disse a questo sultano: io sto qui, ti voglio bene, io ti amo, io non ho né armi né niente, ho solo un cuore. E fu proprio il momento di interrompere la guerra. Quindi questo è un momento sacro di pace. Il Ramadan, detto anche digiuno, ha soprattutto un significato spirituale. Il digiuno serve infatti a purificare corpo e anima. È pratica comune recarsi in moschea per pregare individualmente oppure sotto la guida dell'imam, che conosciamo. L'imam, che significa letteralmente avanti, è come una guida, un prete. Vuoi rispettare le cose dell'ordine di Dio? E questa è la nostra musulmana. Dobbiamo rispettare le cose di Dio. Cristiani, ebrei, tutti sono tutti, noi lo rispettiamo tutti. Non c'è differenza per niente. Dopo l'incontro lasciamo la moschea, dove si continua a praticare il Ramadan. In sottofondo, quella che sembra una musica orientale, è in realtà il Corano, recitato in versi. Sui tappeti, che vengono comunemente chiamati la preghiera, gli uomini di Abramo raccolti nella speciale preghiera notturna, detta Taravek.